ottavo appuntamento delle nostre, al settimo appuntamento delle nostre lezioni d'Europa. Un minuto, datemi solo un secondo per condividere le slide e cominciamo anche il nostro webinar di oggi. Perfetto. Quindi, buongiorno a tutti. Come sempre abbiamo ascoltato una canzone sulla guerra. Questa era quella di James Blunt, che dopo essere stato soldato nella guerra del Kosovo ed essere stato anche premiato proprio dal proprio governo, in realtà poi ha lasciato l'arma e ha scritto delle canzoni di denuncia delle guerre in generale. E quindi ci sembrava giusto, per ricordare questo momento storico, rappresentare anche questa canzone. Siamo oggi alla lezione 7, dove portano i sovranismi, i rapporti tra Ungheria, Polonia e Unione Europea, però mentre nella lezione precedente abbiamo affrontato questo tema da un punto di vista storico, oggi lo affrontiamo più dal punto di vista, giuridico. Vi ricordo, come sempre, per chi si connettesse per la prima volta, che l'edizione 2022 delle lezioni d'Europa comprendono 15 webinar che termineranno il 23 giugno. Abbiamo affrontato nella prima parte, diciamo, di questi 7 webinar il tema di un'Europa più forte nel mondo. Sono stati, diciamo, attenzionati alcuni paesi come la Cina, la Russia, i Balcani e l'Africa. Continueremo queste lezioni con il Green Deal europeo e il Next Generation EU. Parleremo anche di PNRR italiano, nell'ottica sempre di uno sviluppo sostenibile. Parleremo ancora di un'Europa pronta per l'era digitale, di fake news. Per terminare, concludere queste lezioni con sempre un focus sulle fonti di formazione europee e anche sui finanziamenti europei, in particolare su come si presenta una proposta di progetto nell'ambito dei finanziamenti europei. Vi ricordiamo che le lezioni sono aperte a tutti i cittadini che desiderano approfondire queste tematiche. È possibile partecipare all'intero ciclo, ma anche scegliere solo delle singole iniziative alle quali si è più interessati, chiaramente. Per informazioni potete contattare tutti gli Europe Direct, che sono partner di questa iniziativa, che lo ricordo, sono lo Europe Direct Roma Innovazione, operativo presso il Forum SPA, lo Europe Direct operativo presso l'Università di Siena, che è anche l'ideatore di questo format delle lezioni di Europa, lo Europe Direct del Consorzio Universitario di Trapani Sicilia e lo Europe Direct dell'Università Roma 3. L'attestato di iscrizione, perché noi riceviamo moltissime domande relative all'attestato di iscrizione, come sempre chiarisco alcuni punti. Questo in genere viene inviato una settimana dopo l'evento, dopo che vi verrà inviata una mail da parte dello staff che vi dice che da quel momento è possibile scaricare l'attestato di iscrizione. Dopodiché dovrete compilare il questionario di valutazione e soltanto dopo potete scaricare il certificato di iscrizione. L'attestato viene inviato soltanto a chi ha fruito di almeno della metà delle ore di durata del webinar. In alcuni casi non viene inviato, e questo quando accade, se per esempio non vi siete registrati in tempo, ma chiedete di partecipare la mattina stessa dell'evento attraverso un'email. In quel caso non riceverete l'attestato di iscrizione. Oppure se per esempio richiedete l'accesso al webinar registrandovi con numeri o nomi di fantasia. Ancora potete avere problemi nel ricevere l'attestato se utilizzate una mail differente da quella con la quale vi siete registrati e poi, come vi dicevo prima, se non avete almeno fruito della metà delle ore di durata del webinar. Oggi siamo alla lezione 7, vi ricordo il prossimo appuntamento che è quello del 28 aprile, quando parleremo di Green Deal europeo e anche di transizione verde. Avremo come sempre il professor Montini che introdurrà la lezione e poi parteciperanno, penso, no, questa è la lezione di oggi, chiedo scusa. Oggi avremo il dottor Andrea Circolo dell'Università Napoli Federico II ed Emanuel Pagano dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. La prossima settimana, quando parleremo di Green Deal, avremo sempre il professor Massimiliano Montini come moderatore dell'evento. E avremo poi il dottor Fabio Ferraro dell'Università di Napoli, Federico II.
Vi ricordo come sempre il nostro canale Europa, europa.formez.it, dove potete trovare la nostra newsletter. E vi ricordo che se volete ricevere le informazioni relative a tutte le attività che noi organizziamo, dovete iscrivervi alla newsletter nel box che vedete a sinistra, perché lì dovete dare il consenso al trattamento dei dati e in quel caso noi siamo autorizzati a potervi inviare le mail di invito ai nostri eventi. Vi ricordo sempre che sul Focus Europa trovate poi le banche dati dei finanziamenti diretti 2021-2027, le notizie. L'elenco di tutte le newsletter che sono state pubblicate fino ad ora e anche la banca dati dei bandi scadenza e degli eventi che vengono organizzati in tutta Europa su varie tematiche, compreso i finanziamenti diretti. Ancora vi ricordo che oltre al Focus Europa abbiamo anche il Focus Programmi Comunitari.formez.it interamente dedicato ai finanziamenti diretti dell'Unione Europea e poi noi contribuiamo anche ad aggiornare le notizie relative all'innovazione digitale sul Focus che è igov.formez.it. Se volete parlare con noi potete inviarci una mail alla mail europedirect@formez.it, ma chiaramente potete contattare e anche gli altri partner che sono gli altri partner dell'iniziativa che a sua volta hanno anche loro dei focus web. I focus web dei partner li trovate nella pagina che avete utilizzato per iscrivervi al webinar. Volevo, diciamo, in conclusione ringraziare i partecipanti, ringraziare i relatori, ringraziare il professor Montini che coordina questo, diciamo, nuovo gruppo di lezioni a partire da oggi. E anche tutti i partner dell'iniziativa e lo staff che lavora dietro le quinte all'organizzazione delle lezioni di Europa. Chiedo al professor Montini di apparire in video. Vi ringrazio e vi auguro buon webinar. Buongiorno a tutti, attendiamo che Claudia devi togliere le tue Sì. slide, penso. Tolgo le slide, sì, un attimo solo. Perfetto. Dovrebbe adesso, ok, perfetto. A questo punto dovrebbe, non vedo la mia immagine nello schermo, comunque dovrebbe apparire. Intanto inizio. Scusami, no, non appare, ma non appare neanche a me la mia, quindi no. Io vedo sempre la tua, però chiedo alla regia di verificare perché ho attivato video e audio, quindi chiederei un attimo di verificare. Professor Montini, la sentiamo e la vediamo bene. Sì, no, però non vedo nello schermo principale la mia immagine, non so come si può. Ok, vabbè, comunque io comincio a parlare, poi vediamo di capire qual è il problema. Comunque, perché vedo solo l'immagine piccola. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Intanto, introduciamo l'argomento di oggi. Oggi riprendiamo, innanzitutto, buongiorno a tutti e a tutte. Oggi abbiamo un numero di partecipanti leggermente inferiore alle precedenti lezioni e probabilmente questo è dovuto al fatto che qualcuno è fuori sede ancora, ha allungato le vacanze di Pasqua e ci scusiamo con i nostri diciamo, assidui partecipanti ai nostri webinar perché a causa del fatto che dobbiamo far entrare tutto il programma entro giugno, come ci eravamo proposti di fare, abbiamo dovuto diciamo mantenere tutte le settimane piene con la consueta lezione webinar del giovedì, quindi anche in questa settimana e anche quella prossima che saranno probabilmente soggette a ponti, come si dice in gergo. Comunque noi andiamo avanti, sarà comunque disponibile la registrazione di questo incontro, del prossimo, tutti gli incontri, quindi chi non ha potuto seguire potrà poi farlo successivamente. Introduco rapidamente la lezione di oggi. Oggi è il primo appuntamento, come ha detto la dottoressa Salvi, di questa nuova, diciamo, parte del nostro gruppo di webinar. Dopo che abbiamo concluso la settimana scorsa la parte, per così dire,
politologica storica. Oggi iniziamo con un approfondimento di tipo più giuridico-istituzionale. E la lezione di oggi si collega a quella della settimana scorsa. Infatti, come avrete visto dal nostro programma del corso Lezione d'Europa, nella settimana scorsa abbiamo avuto un primo focus sul tema dei rapporti fra l'Unione Europea e la Polonia e l'Ungheria, e l'abbiamo vista la settimana scorsa la questione dal punto di vista politico e storico, con un webinar molto interessante proprio su questi aspetti, che ha fatto chiaramente il quadro di quello che è successo negli ultimi, diciamo, negli ultimi 20 anni in Ungheria e Polonia, e perché si è arrivati a questa situazione di difficoltà, diciamo, nei rapporti fra Unione Europea da una parte e Polonia e Ungheria soprattutto dall'altra, e a queste violazioni sistematiche dello Stato di diritto in questi due paesi. E da qui ripartiamo, ci colleghiamo idealmente a questa premessa, a questa prima parte che abbiamo svolto la settimana scorsa, per riprenderla oggi e ripartire facendo un'analisi di tipo più giuridico. Quindi andremo ad occuparci delle difficili relazioni degli ultimi anni fra Unione Europea da una parte, Polonia e Ungheria dall'altra, per il macro tema che noi abbiamo ricompreso all'interno di questa terminologia ormai comunemente utilizzata della difficoltà del rispetto dello Stato di diritto in questi due paesi. Per diciamo, andare più nel dettaglio, avremo due giovani e molto bravi relatori, che sono il dottor Andrea Circolo dell'Università Federico II di Napoli, come è stato già detto, il dottor Emanuele Pagano dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Ho chiesto ai due relatori, come moderatore dell'incontro, di sviluppare le loro relazioni in modo complementare. Si tratta di due studiosi di diritto dell'Unione Europea, e quindi ovviamente si concentreranno sugli aspetti giuridici della problematica. In particolare, la relazione del dottor Andrea Circolo andrà ad occuparsi in primo luogo della procedura cosiddetta dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea, che ci dirà appunto quali sono le difficoltà legate ad implementare questa procedura nei confronti di Polonia e Ungheria, mentre poi il dottor Emanuele Pagano si occuperà invece di quello che è chiamato in gergo il regolamento sulla condizionalità, ossia il regolamento 2020/2092 dell'Unione Europea, che ha introdotto per la prima volta un regime di condizionalità nella gestione dei fondi europei legato proprio alle violazioni dello Stato di diritto. E ci racconterà il dottor Pagano come funziona questo regolamento e soprattutto come è stato esaminato dalla Corte di Giustizia in due recenti sentenze, che hanno in qualche modo, lo vedremo, salvato il regolamento rispetto al ricorso che era stato portato proprio da Polonia e Ungheria. Quindi questo è un po' il quadro di riferimento all'interno del quale ci muoveremo oggi. Direi che seguiremo le due relazioni in sequenza e poi lasceremo uno spazio nella parte finale per le vostre domande, ma naturalmente potete già da subito iniziare a porre le vostre domande in chat. Quindi a questo punto io chiederei al primo dei due relatori, al dottor Andrea Circolo, di attivare il suo audio e video. Ecco, bene, Mi vedete, mi grazie. sentite? Perfetto, sì, la sentiamo e la vediamo bene, e quindi può avviare la sua relazione appunto che è stata intitolata La violazione sistematica dello Stato di diritto in Polonia e Ungheria. Prego, e grazie ancora della sua partecipazione. Oh, grazie a lei, professore, per l'invito, grazie a tutti. E comincio subito, insomma, nel sottolineare quanto insomma, anche quotidianamente si parli tanto di Stato di diritto, sia, diciamo, universalmente riconosciuto come un valore, diciamo, appartenente alla civiltà giuridica, non solo occidentale. Il Presidente della Commissione von der Leyen ha detto che lo Stato di diritto non è un termine astratto. La Commissione più volte nei suoi atti, insomma, a più riprese ha definito lo Stato di diritto la spina dorsale di ogni democrazia costituzionale moderna. La Corte di Giustizia ha
ha messo in luce in diverse pronunce l'importanza del rispetto dello Stato di diritto, anche che è intrinsecamente legato al rispetto dei diritti fondamentali, però ha questa unanimità di consensi sul ruolo che lo Stato di diritto gioca nella tutela dei diritti e delle libertà riconosciute ai cittadini, non solo dell'Unione Europea. È incredibile pensare, e lo vedremo adesso, poi ne daremo anche evidentemente giustificazione, è incredibile pensare come non esista all'interno dell'ordinamento dell'Unione Europea una definizione condivisa di Stato di diritto. Vi invito ad aprire i trattati sull'Unione Europea, che sono un po', per così dire, chiaramente prendete con le pinze questa definizione, la carta costituzionale dell'ordinamento dell'Unione, dico con le pinze perché l'Unione Europea non è uno Stato federale, ma è soltanto un'organizzazione internazionale sui generis. Però se aprite il trattato troverete un cenno allo Stato di diritto, l'articolo 2 del trattato sull'Unione Europea, ma non ne troverete una definizione giuridica. Quindi vi porrete immediatamente la domanda: com'è possibile condividere, rispettare e tutelare un valore che non è definito nella, diciamo, carta fondamentale della vita dell'organizzazione stessa? E questo è un po' da qui, diciamo, questa è la radice del problema. Vedremo poi come siamo arrivati chiaramente alle violazioni dello Stato di diritto in Polonia e Ungheria, ma soprattutto come non sia stato possibile, almeno in prima battuta, difendersi immediatamente, come l'Unione non sia riuscita immediatamente a difendersi contro queste violazioni allo Stato di diritto. Perché nell'ordinamento dell'Unione Europea non esiste una definizione condivisa di Stato di diritto, quindi perché poi è complicato tutelare questo valore? La difficoltà, o meglio l'impossibilità di definire un significato comune di Stato di diritto all'interno dell'ordinamento giuridico dell'Unione, che ricordo ad oggi contiene 27 Stati membri, è la conseguenza naturale del sistema di tolleranza costituzionale su cui si fonda l'Unione. Perché? Perché l'Unione, appunto, pur essendo un'organizzazione internazionale che ha dei caratteri che possono, come dicevo, ricordare uno Stato federale, immaginate il fatto che oggi possiamo vantare dinanzi ai nostri tribunali direttamente, senza che ci sia bisogno di un intervento ulteriore statale, i diritti che il diritto dell'Unione ci riconosce. E questo però non vuol dire che l'Unione Europea, appunto, abbia dato vita ad uno Stato e quindi abbia creato una propria identità che superi le identità nazionali e le tradizioni giuridiche nazionali. Vi faccio, insomma, degli esempi. Fino a poco tempo fa il Regno Unito faceva parte dell'Unione Europea, sapete benissimo come l'ordinamento giuridico del Regno Unito non possegga addirittura una carta costituzionale, e lì addirittura il precedente giurisprudenziale abbia un valore molto più forte rispetto alla legge. C'è il principio dello stare decisis, dove appunto l'orientamento giurisprudenziale delle corti supera anche la legge stessa. Immaginate se una sentenza, insomma, della Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato, oddio, a volte purtroppo capita, ma sono fasi patologiche, possa superare una legge promulgata dal legislatore italiano. Ancora, nell'ordinamento cipriota, Cipro fa parte dell'Unione Europea, la parte dell'isola, diciamo, ad ovest, non c'è una divisione tra giustizia costituzionale e giustizia ordinaria, cioè mentre noi in Italia abbiamo una Corte di Cassazione che è il supremo organo giurisdizionale nella giustizia ordinaria, abbiamo la Corte Costituzionale che è giudice delle leggi, a Cipro questo ruolo è rivestito dalla stessa Corte. Ancora, nei Paesi Bassi addirittura non esiste un sistema di giustizia costituzionale, non hanno Corte Costituzionale propria come la nostra, ma è il Parlamento stesso che con altre maggioranze, con altre composizioni decide sulla costituzionalità della legge rispetto appunto alla carta fondamentale olandese. Questo per dirvi come i sistemi giuridici degli Stati membri dell'Unione Europea siano molto eterogenei e molto diversi l'uno dall'altro. Questo ovviamente comporta l'impossibilità di definire un modello di Stato di diritto unico e comune. Come faccio a dire che la separazione dei poteri, che è un principio cardine dello Stato di diritto, sia uguale a Cipro o in Italia o nei Paesi Bassi o nel Regno Unito?
con queste tradizioni giuridiche e con questi sistemi costituzionali così differenti. Quindi qual è stata la soluzione? Chiaramente l'Unione Europea, che è un'unione, sappiamo, ha ricevuto il Nobel per la pace, tra i suoi obiettivi ha nel preambolo dei trattati c'è scritto che l'obiettivo principale dell'Unione è l'unione sempre più stretta tra i popoli d'Europa, evidentemente non poteva che fondarsi su valori che fanno parte della tradizione costituzionale, diciamo, occidentale. E quindi è chiaro che l'Unione non potesse che fondarsi su valori quali lo Stato di diritto, ma allo stesso tempo non poteva, come vi ho detto, accettarne e condividere una definizione comune. La soluzione è stata la seguente, è stata quella di sposare un modello valoriale che non potesse essere difeso, diciamo, che non potesse essere tutelato a livello giurisdizionale. È evidente che un giudice può, diciamo, sindacare solo e soltanto se c'è una regola giuridica precisa e specifica, ma ha rimandato la tutela di questi valori ad un sindacato di natura politica. Il sindacato di natura politica non ha limiti giuridici e quindi evidentemente può esso, senza avere una regola giuridica precisa, stabilire se quel valore è rispettato o meno, diciamo, a sua pura discrezione. Quindi questo sistema che vedremo è in buona sostanza contenuto in una disposizione dei trattati, questo sistema di tutela politica, l'articolo 7, ha dimostrato però, lo vedremo nel seguito della relazione, tutta una serie di limiti, perché è un sistema che è rimandato al consenso degli stati membri ed è un sistema che evidentemente non sempre mette i valori dinanzi al compromesso politico, ma questo lo stiamo vedendo evidentemente anche in questi giorni con il conflitto ucraino. E quindi poi il fallimento di questa disposizione, vedremo per quali motivi, ha comportato, diciamo, l'attivazione da parte delle istituzioni dell'Unione, diciamo, che più delle altre tutelano in qualche modo la corretta applicazione del diritto dell'Unione, mi riferisco in primis alla Commissione Europea, alla Corte di Giustizia, di inventare delle nuove soluzioni di tutela vista l'inefficacia dei precedenti e dei previsti meccanismi per la tutela dei valori. Questa nuova fase di tutela ha avuto in buona sostanza due sbocchi. La prima è una nuova giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla tutela dell'indipendenza della magistratura, vedremo soprattutto in Polonia, e l'altra è, come faceva prima riferimento il professor Montini, è il regolamento sulla condizionalità. Restiamo chiaramente su questo primo sbocco. L'articolo 2 del trattato, vi dicevo prima, è l'articolo che definisce quali sono i valori fondanti dell'Unione Europea. Ci dice l'articolo 2: l'Unione si fonda sui valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Questi chiaramente sono valori di cui avrete certamente sentito parlare, insomma, appartengono certamente anche alla tradizione costituzionale italiana e in generale, come vi dicevo, a quella continentale. Il fatto che l'articolo 2 sia appunto secondo solo all'articolo 1, che afferma la pari dignità giuridica del Trattato sull'Unione Europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, già vi fa capire qual è la fondamentale rilevanza di questo articolo. Cioè i valori fondanti sono qualcosa senza i quali l'Unione Europea, insomma, perde un po' la sua ratio existendi, cioè perde un po' la sua ragion d'essere. E tra questi valori, evidentemente, come avete potuto constatare, c'è anche lo Stato di diritto. Lo Stato di diritto è definibile come una prima definizione può essere chiaramente a livello di teoria generale di diritto, come quel valore che impone l'osservanza effettiva del diritto a tutti i soggetti, a prescindere che si parli di singoli o piuttosto di poteri costituzionali. Sono tutti sottoposti alla legge, il legislatore stesso, il potere esecutivo, il potere giurisdizionale, i singoli cittadini. Quindi è un cardine essenziale, insomma, degli ordinamenti di ispirazione liberal-democratica. E evidentemente anche l'ordinamento dell'Unione Europea, che aspira ad essere, insomma, un ordinamento
democratico non poteva che mettere tra le sue basi lo Stato di diritto. Però, come vi dicevo, la maggiore criticità deriva proprio dal fatto che gli Stati hanno condiviso l'accettazione della tutela dello Stato di diritto, ma senza predefinirne un modello unico giuridico. Perché? Perché chiaramente il principio di tolleranza costituzionale che il trattato sposa permette che siano accettate e rispettate deviazioni e variabili dallo Stato di diritto, ovviamente purché queste non contrastino poi con una concezione di Stato di diritto minima e comune a tutti gli ordinamenti degli Stati membri. E quindi questo sistema cosa comporta? Comporta da una parte che al momento dell'adesione degli Stati ci sia una sorta di presunzione di adesione a tali valori, una sorta di accettazione virtuale, perché se non c'è un modello giuridico unico e comune di Stato di diritto, io quando accolgo uno Stato membro all'interno dell'Unione Europea evidentemente non sto verificando se giuridicamente parlando quello Stato è totalmente conformato ad un modello specifico, ne sto semplicemente accettando in maniera, diciamo, virtuale il fatto che questo aderisca totalmente a ai valori tra cui appunto lo Stato di diritto. E ovviamente questo, diciamo, fino ai primi anni, fino al 2010-2012, era qualcosa quasi di scontato, perché mai si poteva immaginare che uno Stato membro che faceva parte dell'Unione Europea arrivasse a violare questi valori. Quindi è stato quasi un problema, un po' di sottovalutazione, un po' legato al fatto che evidentemente, come dicevo prima, spesso si parla di spirito dei trattati. Con spirito dei trattati si vuol dire che diciamo l'Unione Europea si fonda piuttosto sull'allargamento su diciamo dei propri confini, piuttosto su un concetto di creazione di unione sempre più stretta tra i popoli, piuttosto che di allontanamento o di contrasto rispetto ad alcune specifiche situazioni. Questo è anche riscontrabile nel fatto che, ad esempio, non esiste una procedura di espulsione all'interno dell'ordinamento dell'Unione nell'ipotesi di queste violazioni. Quindi, non essendo, diciamo, volendo condividere questi valori a livello dell'Unione Europea, ma no, allo stesso tempo non potendo sposarne un modello unico e giuridico tipico di uno Stato federale e non di un'organizzazione, l'unico modo per poter rispettare e tutelare questi valori era affidare il controllo dei valori ad un sindacato diverso da quello giurisdizionale. E quindi da qui l'idea di creare una disposizione specifica, l'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea, che viene utilizzata solo e soltanto nell'ipotesi della violazione di cui ai valori di cui all'articolo 2. Cosa succede? Succede che questa disposizione, che ha insomma diverse fasi di cui non vi sto a dire, è una disposizione che ha un grosso limite. Prima di poter arrivare a delle sanzioni che pur sarebbero gravosissime per chi viola i valori fondamentali, vi faccio un esempio: sarebbero sospesi i loro diritto di voto in seno al Consiglio, cioè in buona sostanza questi paesi continuerebbero a partecipare all'Unione Europea ma senza poter dire la propria, quindi sarebbero costretti ad implementare le politiche portate avanti nell'Unione Europea ma senza poter votare nei relativi organi decisionali. Non si è mai arrivati a queste constatazioni, perché la constatazione ultima, cioè quella dell'esistenza della violazione dei valori di cui all'articolo 2, è rimandata al consenso unanime in seno al Consiglio europeo. Il Consiglio europeo, brevemente vi dico, è in buona sostanza è l'organo che riunisce capi di Stato e capi di governo dei singoli Stati membri. Capite come ci siano spesso degli interessi tra stati che vanno al di là della tutela dei valori e che permettono di in qualche modo impedire l'applicazione di questi meccanismi a paesi amici. Nel decennio scorso, si è nuovamente ristretta questa forte alleanza tra Polonia e Ungheria, che già facevano parte del cosiddetto gruppo di Visegrad, che era un gruppo di stati insieme a Slovacchia e Repubblica Ceca, nata dopo il crollo dell'Unione Sovietica, una sorta di alleanza che ha permesso a questi stati di superare per alcuni anni le difficoltà del crollo dell'Unione Sovietica. Queste amicizie si sono rinsaldate proprio in questi momenti in cui
sono arrivati, diciamo, sia in Polonia che in Ungheria, dei governi di stampo certamente nazionalista, per non dire altro. Questi due governi si sono in qualche modo spalleggiati per far sì che l'articolo 7 del trattato non fosse attivato, la Polonia nei confronti dell'Ungheria e l'Ungheria nei confronti della Polonia. Ovviamente capite come sia complicato raggiungere l'unanimità in un ordinamento, quello dell'Unione Europea, che conta 27 stati, e basta solo uno che, insomma, che non voglia applicare il meccanismo, che insomma, il banco evidentemente salta. Quindi vediamo anzitutto poi quali sono state, diciamo, le situazioni che avevano richiesto e che avevano fatto auspicare l'attivazione dell'articolo 7 prima poi di arrivare al fallimento poi concreto e sostanziale di questa disposizione. In Polonia, come vi dicevo, dai primi anni del primo decennio di questo secolo, quindi dal 2012 in poi, ci sono state tutta una serie di riforme che hanno messo in pericolo la separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura, un po' più in generale il corretto funzionamento del sistema costituzionale polacco. Quali sono queste misure? Ve ne elenco alcune, insomma, ma giusto a titolo esemplificativo, la riorganizzazione del lavoro delle corti ordinarie ha preoccupato perché era stato ad esempio modificato il procedimento di nomina dei presidenti dei tribunali distrettuali e delle corti d'appello, rendendo il ministro della giustizia l'unico responsabile di queste nomine. C'è stato un emendamento alla legge sul Consiglio Nazionale della Magistratura, diciamo il loro CSM, chiamato KRS, che è stato anzitutto sciolto e che è stato affidato al Parlamento, che in quel momento evidentemente era a maggioranza, possedeva evidentemente una maggioranza in Parlamento, è stato affidato al Parlamento la nomina di 15 membri su 25 all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi un numero certamente superiore alla maggioranza, il che vi fa capire che il governo non solo controllasse la nomina dei giudici di primo grado e di secondo grado, ma anche del Consiglio Superiore della Magistratura, che si occupa ad esempio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici, che quindi spesso ha portato a procedimenti disciplinari nei confronti di giudici che non si sono, per così dire, allineati al governo. La modifica alle regole per la nomina dei giudici della Corte Suprema, e in particolare la possibilità del Ministro della Giustizia di prepensionare forzatamente, quindi violazione del principio della inamovibilità dei giudici, i giudici della Corte Suprema, il ruolo dei giudici assistenti, cioè dei giudici nominati sempre dal Ministro della Giustizia al di fuori del concorso, quindi chiaramente in violazione di qualunque principio, insomma, dell'evidenza pubblica, della meritocrazia, insomma principi che hanno negli ordinamenti nazionali anche spesso valore costituzionale, penso anche a quello italiano, insomma tutta una serie violazioni che hanno preoccupato le istituzioni dell'Unione Europea e che avevano portato la Commissione a spingere per la richiesta rispetto all'attivazione dell'articolo 7. Articolo 7 che evidentemente, come potete immaginare, vista la necessaria unanimità, non è mai stato applicato. Stesso canovaccio è riproposto per l'Ungheria. Anche qui c'è stato un processo costituzionale aperto dal governo Orban, ormai l'avete visto, siamo al quarto mandato, ma che comincia nel gennaio del 2012. Questo processo costituzionale anche qui ha preoccupato, ha sollevato diverse perplessità, soprattutto con riferimento all'indipendenza della magistratura ungherese, alla riduzione del numero di commissari parlamentari, promulgazione di leggi retroattive, riduzione dei poteri della Corte Costituzionale ungherese, sospensione e restrizione di diritti fondamentali attraverso ordinanze speciali. Questo è successo anche durante la pandemia, dove per via della pandemia il governo ha attivato una procedura decisionale d'emergenza che però andava anche oltre il canone dell'emergenza, interveniva anche in situazioni di amministrazione ordinaria e anche a, diciamo, emergenza per così dire terminata, o meglio ad urgenza terminata. L'emergenza non è ancora terminata, ma l'urgenza certamente sì, ormai riusciamo in qualche modo a convivere con la pandemia. E quindi, insomma,
tutto, anche qui tutta una serie di violazioni. Avrete sentito parlare anche, ad esempio, del referendum anti-LGBT che fortunatamente non ha raggiunto il quorum. Insomma, anche qui una situazione disastrata con riferimento al rispetto non solo poi dello Stato di diritto, ma anche della democrazia e dei diritti fondamentali, che sono valori strettamente collegati alla esistenza e resistenza di uno Stato di diritto all'interno di un ordinamento giuridico. Anche in Ungheria c'è stata una previa fase dialogica, la Commissione ha attivato insomma questa fase dialogica sperando di far rientrare, diciamo, il conflitto in via anche qui diplomatica, ma i colloqui, insomma, non sono andati molto, molto a buon fine. Anche qua, questa volta il Parlamento europeo ha richiesto di attivare l'articolo 7, ma anche in questo caso non si è mai andato oltre, insomma, fasi di audizione in seno al Consiglio, non si è mai arrivato ad applicare questa disposizione, addirittura non si è mai arrivati nemmeno ad affermare che c'era l'esistenza di un possibile rischio sulla violazione di questi valori. Quindi questi sono i due casi, sono i due primi casi nella storia, attenzione, di richiesta di attivazione formale dell'articolo 7, sottolineo richiesta perché appunto poi l'articolo 7 non è mai stato attivato nello specifico, tant'è che qualcuno ha detto che l'articolo 7 del trattato si è trasformato da un'opzione nucleare, così l'aveva definita il Presidente della Commissione Barroso, perché evidentemente aveva delle conseguenze che possono essere sanguinose nei confronti di uno Stato che viola i valori fondanti, ad una tigre di carta, cioè una tigre, insomma, che ruggisce ma non fa evidentemente paura a nessuno. E quindi ci si è dovuto inventare qualcosa, cioè pur di tutelare questi valori, le istituzioni che sono, diciamo, le istituzioni che sono in prima battuta nella tutela dei valori fondanti hanno in qualche modo immaginato, hanno ripensato il quadro di tutele. Ci sono anzitutto delle prime iniziative che sono iniziative che favoriscono il dialogo, ma evidentemente poi non sono incisive dal punto di vista propriamente coercitivo. Mi riferisco al Rule of Law Report, che è stata un'iniziativa lanciata nel 2020 dalla Commissione europea. Nel Rule of Law Report viene annualmente descritta qual è la situazione rispetto al rispetto dello Stato di diritto nei singoli, in tutti i 27 Paesi membri. Questa evidentemente è una iniziativa che permette di dipingere un quadro molto più preciso e dettagliato rispetto a quali sono le singole problematiche che in ogni Stato si riscontrano rispetto appunto alla tutela dello Stato di diritto, che però non è un meccanismo che permetta, ad esempio, di intervenire direttamente sulle specifiche violazioni e permettere di insomma a che queste violazioni terminino. Quindi dopo insomma la promozione di diversi strumenti di natura alternativa, diciamo di questo tipo, sempre siamo sempre nell'ordine delle iniziative di natura dialogica, chiaramente bisognava anche cercare di intervenire molto più incisivamente. Le due soluzioni adottate, come vi ho anticipato prima, sono: una, il regolamento sulla condizionalità, di cui vi parlerà Emmanuel di qui a breve; l'altra è stata la reinterpretazione di alcune norme della normativa primaria della Unione Europea. E questa reinterpretazione da parte della Corte di Giustizia è andata ad incidere poi direttamente solo su uno specifico episodio di violazione dello Stato di diritto, e mi riferisco all'indipendenza della magistratura che, come abbiamo visto, è stata messa in pericolo, lo è ancora ad oggi, in Polonia. La Corte cosa ha fatto? Ha riletto tre norme della normativa primaria dell'Unione Europea: l'articolo 2, appunto, che contiene il riferimento allo Stato di diritto, l'articolo 19 del Trattato sull'Unione Europea, che contiene il riferimento alla tutela giurisdizionale effettiva che gli Stati devono garantire rispetto ai diritti vantati dalla normativa dell'Unione, e l'articolo 47 della Carta, che ci impone il rispetto del diritto ad un giudice indipendente, il diritto ad un equo processo. La Corte cosa ha fatto? Ha in qualche modo unito insomma tutte le parti buone di ogni singola disposizione, e ha in qualche modo, diciamo, la conclusione
a cui è pervenuta la Corte è che in uno Stato di diritto la tutela giurisdizionale effettiva è un principio fondamentale. Se la magistratura non è indipendente, la tutela giurisdizionale effettiva non è rispettata, e quindi il diritto ad un equo processo, il diritto ad un giudice indipendente, che pure è espressione del principio dell'indipendenza della magistratura, evidentemente è totalmente violato. Ovviamente è stata una lettura, non sto insomma qui a precisare, a sottolineare i singoli passaggi, ma è stata una lettura che molti hanno sottolineato e evidenziato, che è stata abbastanza forzata sotto molti aspetti. Però attraverso questa interpretazione la Corte è riuscita ad attivare non più all'interno dell'ordinamento dell'Unione questi valori, o meglio lo Stato di diritto è stato tutelato non più utilizzando il meccanismo, come vi dicevo prima, di natura politica, che era l'articolo 7, ma utilizzando la procedura che di solito si utilizza nell'ordinamento dell'Unione quando viene violata una norma del diritto dell'Unione, in tutti gli altri casi, che è l'articolo 258, ovvero la procedura di infrazione. Perché si è cercato di scegliere questo meccanismo? Perché la procedura di infrazione all'esito comporta, dopo la sentenza della Corte che accerta l'incompatibilità dei comportamenti nazionali rispetto al diritto dell'Unione, comporta una sanzione pecuniaria che può essere anche molto esosa. Da ultimo, ad esempio, la Polonia, per non aver rispettato una sentenza della Corte in tema di indipendenza della magistratura, ha condannato, pensate, la Polonia al pagamento di 1 milione di euro al giorno quale penalità di mora. Pensate che insomma l'esosità della sanzione è evidente. Ovviamente, giusto ultime due considerazioni, ad oggi lo vedremo, sarà difficile chiedere sia i soldi delle sanzioni all'esito delle procedure di infrazione, ma anche forse attivare il regolamento condizionalità nei confronti della Polonia, perché la Polonia è un paese baluardo nella guerra alla Russia, ha accolto praticamente la metà dei profughi ucraini, quindi che le questioni diplomatiche stanno rientrando dalla porta, le stesse che hanno impedito poi l'attivazione dell'articolo 7, anche evidentemente su basi diverse. E poi c'è anche da sottolineare che lo Stato di diritto è così carente in questi paesi che il Tribunale Costituzionale polacco, che secondo la Corte di Giustizia ad oggi non è un tribunale indipendente, ha dichiarato ultra vires proprio le sentenze della Corte di Giustizia che hanno constatato suddette violazioni e che hanno condannato la Polonia al pagamento di queste penalità di mora. Che cos'è una dichiarazione di ultra vires? È una dichiarazione ultra vires, è la dichiarazione della non vincolatività di queste sentenze della Corte di Giustizia nell'ordinamento polacco, perché la Corte sarebbe andata oltre le competenze che i trattati le hanno affidate. Quindi capite che se non posso evitare che mi sia in qualche modo imposta, cioè se fino ad ora questi stati hanno evitato l'attivazione del meccanismo politico e ora si trovano a dover invece fronteggiare sentenze che sarebbero vincolanti e che gli imporrebbero di cessare questi comportamenti e soprattutto di pagare le sue sanzioni, allora per continuare insomma imperterriti in queste violazioni hanno deciso di ritenere queste sentenze per loro non vincolanti, perché appunto secondo l'interpretazione fornita dal Tribunale Costituzionale polacco andrebbero oltre le competenze che gli stati stessi hanno affidato all'Unione Europea e alla Corte di Giustizia nei trattati. Mi fermerei qui e grazie per l'attenzione. Grazie mille al dottor Andrea Circolo per questa ottima relazione che ha ben spiegato la struttura, l'origine, le caratteristiche della procedura dell'articolo 7 e delle sue difficoltà applicative. Ha anche introdotto giustamente il concetto a volte un po' oscuro dello Stato di diritto e della sua tutela, e poi ha fatto riferimento alle questioni più recenti, alla possibilità di usare la procedura di infrazione invece come procedura alternativa, viste le difficoltà dell'articolo 7, riportandoci anche all'attualità, cioè il contenzioso, per così dire, che si è aperto fra
i giudici polacchi e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per cui diciamo anche facendo riferimento a quella che è l'attualità. Ha chiarito molti punti, vedo in chat che c'è qualche ulteriore domanda di chiarimento e come detto preferirei trattarle alla fine per non togliere spazio al nostro secondo relatore e poi quindi lasciare una sessione di domande verso la parte finale del webinar. Quindi a questo punto chiederei al secondo relatore, al dottor Emmanuel Pagano, di attivare la sua videocamera e il suo microfono, grazie, lo vedo, e quindi lascio a lui la parola per la sua seconda, per la seconda relazione che, come ho già detto, si concentrerà su un altro aspetto di questa difficile relazione tra Unione Europea da una parte e Polonia e Ungheria dall'altra, è quella dell'applicazione del regolamento cosiddetto sulla condizionalità che dovrebbe appunto avere un impatto sulla gestione dei fondi europei proprio in connessione con la tematica della tutela dello Stato di diritto. Ringrazio anche il dottor Pagano per aver accettato il nostro invito e appunto cedo a lui la parola. Grazie professore, grazie a lei per l'invito e per la splendida occasione che mi ha concesso. Mi sentite bene innanzitutto, perché a volte la connessione è andata un po' a scatti, quindi sì, la non sono connesso benissimo, sono molto più sollevato adesso. Professore, di nuovo grazie e complimenti a tutto lo staff per l'organizzazione. Lei professore ha chiesto a noi relatori una complementarietà nei nostri interventi, direi che essa è assolutamente garantita, anzi il mio intervento è proprio la prosecuzione naturale dell'intervento del collega e amico dottore Andrea Circolo, tant'è vero che devo non solo ricollegarmi ad alcuni punti del suo intervento, ma devo proprio riprenderli e tornarci sopra perché costituiscono una premessa fondamentale per il mio discorso. Sto per parlarvi del regolamento 2020/2092 che Parlamento e Consiglio hanno adottato nel dicembre del 2020. Prima però di parlare, di analizzare più da vicino, più dettagliatamente questo regolamento, occorre fare una piccola premessa sul rispetto dei valori dell'Unione Europea che ormai sono in pericolo da molti anni a questa parte. Al di là di quanto già detto precedentemente, avete anche affrontato in un altro webinar, la situazione di indifferenza o di disprezzo verso questi valori che negli ultimi anni si stanno verificando in alcuni Stati membri, non in tutti. Grazie a Dio, ma soltanto in alcuni due dei paesi di Visegrad. Ciò che trovo particolarmente grave è il fatto che, e lo menzionava anche il collega Circolo prima, questi paesi sono in grado di dimostrare rispetto dei valori fondanti l'Unione Europea nel momento dell'adesione all'Unione Europea, quindi al momento della loro candidatura. Poi una volta che diventano stati membri dell'Unione Europea si dimenticano di questi valori, si comportano come se non esistessero o come se non avessero mai garantito la loro osservanza. Quindi non è possibile garantirne il rispetto al momento dell'adesione, ma poi quando si diventa stati membri no, anzi quando si è stati membri a maggior ragione viene richiesta il loro rispetto in via permanente. Ora, ciò detto, altra premessa fondamentale, l'Unione Europea nel corso di questi anni di fronte a questi attacchi si è scoperta anche un po' impotente, perché ha scoperto sulla sua pelle come la procedura prevista dall'articolo 7, prevista dai trattati per reprimere queste violazioni, si sia rivelata un'arma spuntata e quindi ha dovuto gioco forza rivedere il suo scarno arsenale, potremmo dire così metaforicamente, correre ai ripari e introdurre un meccanismo che fosse molto più persuasivo per reprimere queste violazioni. E dunque questa consapevolezza ha portato all'adozione del regolamento 2020/2092, che è conosciuto, più comunemente conosciuto come regolamento condizionalità, che al di là delle cifre preferirei chiamare così nel corso di questo intervento. Già la genesi di questo regolamento è stata particolarmente complicata. Viene chiamato regolamento condizionalità perché introduce un nuovo meccanismo di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione Europea. Esso cioè subordina la concessione di fondi europei agli Stati membri al rispetto del valore dello Stato di diritto. Di modo che se uno Stato membro non rispetta lo Stato di diritto,
automaticamente perde la possibilità di accedere ai fondi europei. Molto semplice. Si chiudono i rubinetti nel momento in cui uno Stato non è più in grado di osservare questo valore in particolar modo, visto il, come dire, i continui attentati che ha subito nel corso di questi ultimissimi anni. Capite bene che un meccanismo del genere è molto più incisivo, ha un potere molto più deterrente nei confronti degli Stati membri, ed è questo il motivo per il quale è stato subito impugnato davanti alla Corte di Giustizia proprio da Ungheria e Polonia. Voglio ricordare che per impugnare un atto dell'Unione Europea davanti alla Corte di Giustizia i termini sono molto stretti, il termine massimo di 2 mesi, ad ogni modo Polonia e Ungheria hanno subito provveduto a impugnare questo regolamento, ma nel febbraio scorso, 16 febbraio, la Corte di Giustizia ha respinto tutti i motivi di ricorso proposti da questi due stati e ha confermato di fatto la legittimità del regolamento condizionalità, che quindi può essere ufficialmente definitivamente applicato. Giusto pochi cenni ai motivi di ricorso dei due stati di Visegrad. Sono stati moltissimi e occorrebbe un intero webinar soltanto per affrontarli bene, degnamente, uno per uno. Mi soffermerei soltanto su due punti in particolar modo. E cioè, posto che i due ricorsi, polacco e ungherese, erano per gran parte sovrapponibili fra loro, si sono distinti soltanto per pochissimi punti, mi soffermerei soltanto su due aspetti in particolar modo. Il primo è una, da parte loro, quindi del tutto ipotetica, poi tutto da provare, una violazione della base giuridica posta alla base di questo regolamento, ovvero l'articolo 322 TFUE. Sapete bene, l'Unione Europea, quando adotta un atto legislativo, deve chiarire qual è la base giuridica grazie alla quale agisce, qual è la base giuridica che giustifica quell'azione, che giustifica l'adozione di quell'atto. Ecco, la base giuridica data dall'articolo 322 Trattato funzionamento dell'Unione Europea è stata messa in discussione da questi due stati, poiché, a detta loro, questa è una norma che consente all'Unione Europea di adottare regole finanziarie per proteggere il bilancio dell'Unione Europea, questo regolamento invece non avrebbe in realtà questa finalità. Quindi non sarebbe la base giuridica giusta per adottare questo regolamento, non sarebbe stata la base giuridica corretta per approvare questo regolamento. Il secondo punto che sottolineo era, a detta degli Stati membri, il fatto che questa nuova normativa fosse nata per eludere la procedura di quell'articolo 7 già menzionata prima, articolo 7 TUE. Secondo loro, infatti, il nuovo regolamento condizionalità avrebbe replicato quanto già previsto dall'articolo 7, ne avrebbe replicato a grandi linee le procedure e i procedimenti, e quindi sarebbe nato praticamente per eludere quel meccanismo che non aveva ancora funzionato. Entrambi i motivi di ricorso sono stati respinti, ma tutti i motivi di ricorso ungherese e polacco sono stati respinti. Sotto questo punto di vista, la Corte di Giustizia ha accolto in toto le conclusioni dell'Avvocato Generale Sanchez Bordona, l'Avvocato Generale spagnolo che si è occupato di questo caso in particolar modo. Infatti, secondo la Corte di Giustizia, non è giusto ritenere il nuovo regolamento condizionalità come un meccanismo, come un appendice, come una replica dell'articolo 7 TUE. Sono due procedimenti assolutamente diversi fra loro, che hanno ottenuto delle finalità completamente diverse, oggetto completamente diverso, e anche le procedure previste sono completamente diverse. Così come è stata anche confermata la bontà, la validità della base giuridica data dall'articolo 322 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea. Diciamo in buona sostanza che ciò che i due stati di Visegrad hanno sottolineato era nel fatto che questo regolamento fosse nato in realtà per introdurre delle sanzioni a loro carico, o comunque a carico degli stati membri. Quindi avesse questo regolamento un intento sanzionatorio. Questo argomento è stato respinto, la Corte di Giustizia invece ha dichiarato che questo regolamento è nato per porre delle misure a tutela del bilancio dell'Unione Europea. Quindi non è un meccanismo sanzionatorio quello che è stato attivato, non ci sono punizioni o sanzioni verso nessuno, vengono soltanto introdotte misure a tutela del bilancio dell'Unione Europea. Direi di vedere un po' più da vicino questo regolamento.
ancora prima di snocciolare alcuni articoli, secondo me già è sufficiente approfondire alcuni considerando di questo regolamento per capirne l'essenza. I considerando, capite bene, sono costituiscono la parte iniziale, la premessa di un atto legislativo, e vengono prima degli articoli, ne sono la premessa. Ecco, già leggendo e considerando si può capire qual è la ratio sottesa a questo regolamento. Mi dicono che si blocca ogni tanto, spero che questo non pregiudichi l'esposizione. Ripeto quanto detto poc'anzi. Prima ancora di vedere quali sono gli articoli più importanti di questo regolamento, non possiamo ovviamente vederli tutti, già è sufficiente leggere alcuni considerando per capire la ratio che è sottesa a questo regolamento. Viene specificato e messo nero su bianco al considerando numero 13 che esiste una chiara correlazione tra il rispetto dello Stato di diritto e un'esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione Europea. Sono due aspetti legati indissolubilmente fra loro. Cioè non ci può essere un'esecuzione efficiente del bilancio europeo senza rispettare lo Stato di diritto. Esso ne è un presupposto fondamentale. Devo aggiungere, perché considerando lo specifica, che tra i valori fondanti dell'Unione Europea non c'è una gerarchia, quindi non ci sono valori più importanti e altri meno importanti. Non ci sono valori di serie A o valori di serie B, però è scritto che lo Stato di diritto è uno dei valori più importanti, perché poi da esso ne discendono degli altri, che sono la democrazia, la libertà, l'uguaglianza, il rispetto dei diritti umani. Mi chiedono forse di spegnere la webcam, non so se può essere una buona idea, ad ogni modo non c'è una gerarchia tra i valori fondanti dell'Unione Europea, ma il rispetto dello Stato di diritto è particolarmente importante. Perciò quando gli Stati membri sono chiamati a eseguire il bilancio dell'Unione Europea, il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale. Quando gli Stati membri eseguono il bilancio dell'Unione Europea mediante qualsiasi risorsa, possono essere risorse date in tempo di pandemia, possono essere dei prestiti, qualunque risorsa, qualunque sia il metodo di esecuzione che gli Stati membri scelgono, il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per il rispetto dei principi di una sana gestione finanziaria. Perciò gli Stati membri possono garantire una sana gestione finanziaria soltanto se le loro autorità pubbliche possono agire realmente in conformità di legge, se dei reati particolarmente gravi sono effettivamente perseguiti, parlo di casi come corruzione, evasione fiscale, frode fiscale, conflitto di interessi, se viene garantita l'indipendenza della magistratura, o ancora se le decisioni delle autorità pubbliche, che sono illegittime o arbitrarie, possono essere effettivamente riviste, quindi sottoposte a nuovo controllo giurisdizionale e da parte di organi interni e da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Quindi il rispetto dello Stato di diritto non è essenziale soltanto per i cittadini dell'Unione Europea, per tutti i cittadini europei, ma è un presupposto fondamentale anche per le attività imprenditoriali, per le innovazioni, per gli investimenti, per la coesione sociale, economica e territoriale. Dunque, esso è particolarmente importante. Questo è quanto è contenuto nel considerando e mi è sembrato giusto sintetizzarlo fin qui. Vediamo adesso il regolamento che cosa prevede espressamente al suo interno. All'articolo 3 vengono elencate le possibili violazioni dello Stato di diritto. Quindi ci vengono elencate tre possibili ipotesi di violazione dello Stato di diritto. Al primo punto abbiamo le minacce all'indipendenza della magistratura. Poi abbiamo, seconda ipotesi, un'omessa sanzione, un'omessa prevenzione delle decisioni arbitrarie o illegittime che sono adottate dalle autorità pubbliche, comprese le autorità di contrasto. Oppure se in uno Stato membro, per esempio, vengono poste in essere delle misure tali da compromettere le indagini, le azioni penali, quindi parliamo di una limitazione della disponibilità o dell'efficacia dei mezzi di ricorso, ripeto, attraverso per esempio delle misure, delle riforme che mettono a rischio le indagini o l'azione penale. Questo è quanto prevede l'articolo 3. Sono le ipotesi previste.
L'articolo 4 invece ci dice quali sono le condizioni per l'applicazione di questo meccanismo, quindi quali sono i suoi criteri applicativi. È scritto che sono adottate misure nei confronti degli Stati membri qualora sono accertate delle violazioni di principi dello Stato di diritto in grado di compromettere o che rischiano di compromettere una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione Europea. Su questo articolo 4 credo sia necessario soffermarsi qualche minuto perché costituisce un po' la chiave di volta di questo regolamento. È tutto scritto qui. L'essenza di questo regolamento e i suoi criteri applicativi sono scritti qui. Primo punto fondamentale. Affinché questo meccanismo scatti e il regolamento venga applicato, le violazioni dello Stato di diritto non è necessario che causino dei disastri negli Stati membri. Quindi non sono chieste catastrofiche conseguenze per la sua applicazione. Basta anche soltanto il rischio di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione Europea. Quindi anche soltanto il rischio da solo è sufficiente per l'applicazione di questo meccanismo. Non occorrono disastri. Secondo punto molto importante, l'articolo 4 chiede un nesso sufficientemente diretto fra la violazione del principio dello Stato di diritto e i principi di una sana gestione finanziaria. Quindi ci vuole un nesso di causalità fra l'uno e l'altro, di modo che non in presenza di qualsiasi violazione dello Stato di diritto scatterà questo meccanismo, ma soltanto per le ipotesi più gravi, soltanto quando c'è un nesso sufficientemente diretto che lega questa violazione, quella violazione, con i principi di una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione Europea. Quindi ci vuole un nesso sufficientemente diretto. L'articolo 5 invece elenca quali sono le misure che concretamente l'Unione Europea può adottare nei confronti di quello Stato. Capite bene, anche questo è un aspetto molto importante, l'oggetto delle misure può essere ad esempio la sospensione di pagamenti, oppure la rinuncia ad assumere nuovi impegni giuridici, oppure la riduzione dei prefinanziamenti, o la sospensione parziale o totale dell'erogazione dei versamenti o dei rimborsi che sono stati già precedentemente pattuiti. Quindi le misure poi che concretamente vengono prese sono queste. Come detto prima in maniera molto volgare, si chiudono in sostanza i rubinetti, i fondi non arrivano più, non ne hai più diritto. Potete dunque ben intendere che uno strumento del genere può sicuramente essere molto più incisivo nei confronti degli stati sovranisti o che comunque tendono a essere particolarmente bizzosi all'interno dell'Unione Europea. Vediamo adesso brevemente la procedura che è prevista dal regolamento, regolata dall'articolo 6 del regolamento, ricalca un po' a grandi linee la procedura di infrazione prevista dai trattati che spero molti di voi già ricorderanno. C'è cioè la Commissione Europea, che è la guardiana dei trattati, che vigila sul rispetto da parte degli Stati membri delle norme previste dai trattati, ma non solo, anche delle norme di atto derivato dell'Unione Europea. Quindi la Commissione Europea vigila sul rispetto da parte degli Stati membri. Questo avviene anche nell'ambito della procedura di infrazione, questo avviene anche nell'ambito di questo regolamento. Se la Commissione Europea dovesse ravvisare in uno Stato un'avvenuta violazione del principio dello Stato di diritto, è obbligato a instaurare nei confronti di quello Stato un dialogo. Anche nella procedura di infrazione è così. Prima di tutto bisogna instaurare un dialogo costruttivo con quello Stato, che costituisce la fase precontenziosa. Poi eventualmente, se il dialogo a distanza, mediante una fase scritta, non produce alcun effetto, quindi lo Stato membro persiste in quel comportamento, allora, in quella violazione dei trattati, allora si scatterà la fase contenziosa. Ma non è che si passa direttamente al contenzioso, c'è prima una fase precontenziosa dovuta, basata su un dialogo a distanza. È la stessa cosa che avviene in questo
stesso regolamento. Dialogo fra la Commissione e lo Stato membro. Lo Stato membro è invitato chiederà al Consiglio di intervenire, perché soltanto il Consiglio può adottare le misure nei confronti di quello Stato membro. Quindi la Commissione chiede delle informazioni, anche delle informazioni supplementari, eventualmente le informazioni supplementari possono anche essere sufficienti per spegnere, diciamo così, quell'incendio. Se così non fosse, la Commissione presenta una proposta al Consiglio. Una proposta si è bloccato il video e l'audio. Sì, professor Montini, forse potremmo consigliare al relatore di disattivare la webcam, così sì. Forse si stabilizza meglio la sua connessione e almeno ottimizziamo la qualità audio. Proviamo, sì, se ci sente il dottor Pagano le chiederei di provare a disattivare il video e continuare a parlare, però al momento mi sembra che probabilmente si sta provando a riconnettere, perché vedo che si è disconnesso un attimo. Vediamo se riesce a ricollegarsi. Eravamo comunque, penso, nella parte finale della sua relazione. Ecco, se... Non avevo dubbi. Va bene, non avevo dubbi che la mia connessione sarebbe saltata durante il mio intervento. È stata perfetta. Sì, professore, quanto mi manca? Poco, suppongo. Ma io direi 5 minuti, se intanto magari può provare a riprendere e disattivare il video, così magari proviamo ad avere la connessione un po' migliore sull'audio. Ok, può comunque... Ok, disattivo il video, continuo così, professore? Va benissimo, sì, grazie. Perfetto. Vabbè, mi avvio brevemente alla conclusione, finiamo giusto di vedere alcuni aspetti del regolamento e qual è la situazione attuale, abbiamo finito. Manca poco, così incrociamo le dita anche per la connessione. Dicevo, l'articolo 7 prevede invece le revoche delle misure intraprese. Perché se lo Stato membro, invece dal canto suo, adotta immediatamente delle misure correttive e ne dà conto mediante notifica scritta alla Commissione, allora ecco che la Commissione, come prima, presenta al Consiglio una proposta relativa alla revoca delle misure adottate, e quindi questo può comportare, ripeto, in qualsiasi momento una revoca delle misure che sono state adottate nei confronti di quello Stato. A grandi linee spero di avervi dimostrato un po' il funzionamento e la ratio di questo meccanismo. Veniamo alla situazione attuale, perché questo è un discorso incredibilmente attuale che ci presenta quasi ogni settimana nuovi colpi di scena. Se nel febbraio la Corte di Giustizia aveva stabilito, confermato la validità di questo regolamento, eliminando di fatto ogni ostacolo per la sua applicazione, sulla scena internazionale, sapete bene, c'è stata l'irruzione dell'invasione russa che ha avuto l'esito di compattare l'Europa. Quindi i discorsi relativi all'applicazione dell'applicazione di questo regolamento sono stati momentaneamente sospesi per alcune settimane, perché, ripeto, l'Europa si è trovata compatta di fronte all'emergenza guerra in Ucraina. Come detto prima dal collega Andrea Circolo, soltanto la Polonia ha accolto la metà dei profughi ucraini. Allora capite bene, dinanzi a una emergenza di simili problemi, il discorso sull'applicazione del meccanismo del regolamento condizionalità è stato momentaneamente sospeso, perché esso costituisce invece uno strumento molto molto divisivo nella nostra Europa. E in un momento in cui invece occorre essere compatti, è stato ritenuto opportuno lasciarlo un attimo in disparte. La Polonia è sicuramente uno degli stati maggiormente sottoposti di ingrandimento da parte delle istituzioni europee per le riforme che ha portato al suo interno, però davanti all'emergenza ucraina ha dato invece una grandissima prova di solidarietà,
la più grande prova di solidarietà in Europa. Quindi non si è più parlato per più di un mese dell'applicazione di questo regolamento. Ma negli ultimissimi giorni, nel mese di aprile, invece c'è stato un ulteriore colpo di scena, perché la Commissione europea invece ha dichiarato che intende applicare da subito questo regolamento nei confronti dell'Ungheria. Quindi questo meccanismo pare possa essere finalmente applicato, ma soltanto nei confronti dell'Ungheria, per un problema relativo alla corruzione al suo interno. Come detto prima, fra i casi più importanti, fra gli esempi più importanti di violazione dello Stato di diritto in uno Stato membro, ci può essere anche l'incapacità delle autorità pubbliche di far fronte a reati particolarmente gravi, tra i quali rientra la corruzione. Quindi, allo stato attuale, ma possono esserci colpi di scena sempre in questi frangenti, pare che la Commissione sia orientata ad attivare per la prima volta il nuovo meccanismo di condizionalità nei confronti dell'Ungheria per una questione, problemi relativi alla corruzione all'interno di questo Stato. Professore, io avrei finito e quindi mi tengo a disposizione per eventuali domande da parte degli ospiti. Grazie mille, la ringrazio molto della sua relazione, ci abbiamo fatta, insomma, malgrado qualche difficoltà di connessione, ma comunque complessivamente si riusciva a sentire bene, c'era qualche salto ogni tanto di audio, ma complessivamente penso che tutti abbiano potuto seguire la relazione. Allora, ha sollevato molti punti, ha spiegato in modo esauriente, a mio avviso, le tematiche principali che emergono dal regolamento cosiddetto condizionalità, e anche ci ha spiegato qual è stato poi l'effetto delle due sentenze del febbraio scorso della Corte di Giustizia. Adesso in qualche modo la strada è spianata per la possibilità di adottare atti e misure sulla base di questo regolamento, però nel mezzo, come lei ha detto correttamente, si è messa la crisi e la guerra in Ucraina, che chiaramente ha in qualche modo bloccato l'attività della Commissione in questo frangente, proprio per il motivo che lei ha giustamente ricordato, il fatto che il regolamento chiaramente crea una situazione di divisione all'interno dell'Unione Europea nel momento in cui viene attivato. Appunto, ha correttamente ricordato che quindi nel caso della Polonia adesso non è alle viste una possibile applicazione del regolamento, diversa la situazione in Ungheria, anche perché in Ungheria, come abbiamo visto noi nel webinar della settimana scorsa e come già sappiamo, la nuova rielezione del presidente ungherese, le nuove posizioni dell'Ungheria, e quindi chiaramente anche la posizione dell'Ungheria rispetto ai rapporti con la Russia non chiarissima, diciamo, chiaramente in qualche modo dà il là alla Commissione per il momento minacciare l'utilizzo del regolamento nei confronti dell'Ungheria in collegamento con la questione della corruzione. Chiaramente, come lei giustamente ha ricordato, diciamo, è un tema su cui le novità si susseguono, se non su base giornaliera, perlomeno settimanale, e quindi è chiaro che staremo a vedere cosa potrà succedere nelle prossime settimane. A questo punto io aprirei, come previsto, la sessione delle domande, e avrei innanzitutto due domande per il primo relatore, cioè per il dottor Circolo, ma poi naturalmente su ognuna di queste due domande, se volete anche entrambi fare dei commenti su questa come le successive, potete farlo. Però indirizzerei queste prime due domande al dottor Circolo. La prima è relativa ai valori, al sistema dei valori del quale ha parlato in relazione all'articolo 7, e domanda Carmelo Piparo: quale potrebbe essere la base minima condivisa del sistema valoriale dei Paesi membri dell'Unione Europea? Quindi forse il dottor Circolo può dire qualcosa di più su questa base minima del sistema valoriale. Poi l'altra domanda a questa collegata è chi o quale
organo dell'Unione può chiedere l'attivazione dell'articolo 7, forse anche su questo si può leggermente chiarire quali sono i dettagli. Quindi chiederei al dottor Circolo innanzitutto per ora di rispondere a queste due domande collegate tra di loro e poi andiamo avanti scorrendo le altre domande. Grazie, grazie professore. Allora, sulla base minima condivisa del sistema valoriale, insomma, questa domanda va, la risposta va scissa su ogni singolo valore, perché ogni singolo valore può avere, come abbiamo visto, una portata differente all'interno dei singoli stati membri. Prendo ad esempio lo Stato di diritto, che è quello che abbiamo analizzato oggi. Ci sono diversi principi che nelle singole tradizioni giuridiche vengono riportate nel concetto di Stato di diritto: indipendenza della magistratura, separazione dei poteri, principio di legalità, principio rispetto del contraddittorio, principio del nibis in idem, rispetto dei diritti di difesa, principio di uguaglianza e non discriminazione. Ecco, ci sono tanti principi che nella teoria generale del diritto sono stati associati al valore dello Stato di diritto. Il problema non è questo, il problema è definire una portata comune e minima anche dell'applicazione di questi principi. Cioè che sappiamo che questi siano parte di un concetto di Stato di diritto, è chiaro, ma come questi principi poi si applicano regolarmente e quotidianamente nei singoli ordinamenti, si applicano allo stesso modo? La risposta è no. Vi ho fatto l'esempio sulla questione della separazione dei poteri rispetto al Regno Unito, ad esempio, non per questo pensiamo che nel Regno Unito lo Stato di diritto non sia rispettato, oppure vi ho fatto l'esempio dell'assenza di un giudizio puro di legittimità costituzionale nei Paesi Bassi, non per questo pensiamo che i Paesi Bassi siano un paese che non rispettano lo Stato di diritto, perché evidentemente ci sono delle tradizioni giuridiche nazionali da tutelare. Ora, chiaramente bisognerebbe appunto, e qui diciamo arrivo credo alla domanda, bisognerebbe cercare di individuare, pur nel rispetto di tutte le singole identità nazionali, un nucleo comune almeno minimo entro il quale diciamo che tutti gli stati membri, a prescindere dalla loro identità nazionale e costituzionale, dovrebbero rispettare. La Corte lo ha fatto per la prima volta, ve l'ho detto, il trattato non ci dice nulla su questo, ne abbiamo visto le motivazioni. La Corte lo ha fatto la prima volta con questa ricostruzione giurisprudenziale proposta nel 2017 e poi riproposta nelle sentenze nei confronti delle riforme costituzionali polacche, dove ha detto che certamente uno dei principi che fa parte del nucleo essenziale dello Stato di diritto e che devono rispettare tutti gli stati membri, e qui poi bisognerebbe diciamo aprire un altro fronte, cioè tutti gli stati membri a prescindere dall'applicazione del diritto dell'Unione Europea, perché voi come sapete l'Unione Europea tanto può imporre una regola quando si trova nel suo ambito di applicazione, ma quando ci troviamo ancora nell'ambito di applicazione del diritto nazionale, evidentemente lì non c'è stata nessuna cessione di sovranità da parte degli stati, l'Unione Europea non può imporre evidentemente nulla. La Corte, con questa interpretazione che ha fornito degli articoli 2 e 19 del trattato e 47 della Carta, ha detto che la tutela giurisdizionale effettiva, con il suo corollario del principio dell'indipendenza della magistratura, è un principio cardine dello Stato di diritto e quindi deve essere rispettato non soltanto nell'attuazione del diritto dell'Unione, ma anche al di fuori dello stesso. Quindi ad oggi mi sento di dire che questo è l'unico principio che è stato definito come, diciamo, contenuto minimo di uno Stato di diritto di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Ovviamente con il regolamento condizionalità, con le sentenze che sono intervenute a febbraio, la Corte ha cercato in qualche modo, con una sentenza insomma che ha alcune contraddive e risente di alcune contraddizioni, forse anche dovute al fatto che è una sentenza emanata in sezione plenaria, cioè ci sono che evidentemente 27 giudici da mettere d'accordo, e anche in quella sentenza la Corte ha cominciato ad anticipare che non soltanto la tutela giurisdizionale effettiva e l'indipendenza della magistratura rientrano in questo nucleo minimo di Stato di diritto, ma ci rientrerebbero anche tanti altri principi che sono ormai consolidati nella sua giurisprudenza, come il principio di legalità, appunto, il principio di non discriminazione e così via. Però ci tengo a dire che il problema non è tanto individuare il contenuto minimo, quello è il problema di partenza, ma il problema resta sempre
che questi principi poi possono essere tutelati dall'Unione Europea solo e soltanto nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione Europea. Perché dal momento in cui l'Italia e tutti gli altri paesi sono entrati nell'Unione Europea, hanno in qualche modo integrato il proprio ordinamento giuridico a quello dell'Unione Europea, ma restano due ordinamenti giuridici differenti e due ordinamenti giuridici differenti il cui rapporto e la cui relazione si basa sul cosiddetto riparto di competenze, cioè l'Unione Europea è competente a intervenire, può intervenire solo nelle ipotesi in cui il trattato lo stabilisce, nelle materie in cui il trattato lo stabilisce, gli Stati membri continuano ad esercitare la propria competenza sovrana in tutte le materie, in tutti i poteri che non hanno ceduto alla sovranità dell'Unione Europea. Chiaramente capite come questo riparto rende complicato far rispettare dei valori che invece hanno una portata generale. I valori o sono rispettati o non sono rispettati, a prescindere da qualunque ambito di applicazione. Questo rende il tutto molto più complicato, perché l'Unione può anche definire un contenuto minimo, può anche stabilire come rispettare questi valori, può anche effettivamente farlo, ma solo e soltanto quando è in una situazione in cui essa può intervenire. Quando non si trova in queste situazioni, evidentemente il tutto è più complicato, perché non è possibile intervenire in tal senso. Sulla seconda invece domanda, quale organismo può richiedere l'attivazione dell'articolo 7? Beh, quasi tutte le istituzioni dell'Unione Europea. L'attivazione può essere richiesta dal Parlamento Europeo, dalla Commissione, dal Consiglio, anche da un terzo degli Stati membri. Il problema non è chi può richiedere l'attivazione, approfitto per approfondire il punto, per scandirvi le fasi. L'articolo 7 ha queste fasi: la fase di richiesta di attivazione, prima fase, seconda fase di constatazione dell'esistenza del rischio dei valori, terza fase di constatazione dell'esistenza effettiva della violazione dei valori, quarta fase l'adozione di sanzioni a danno dello Stato ritenuto reo, insomma ritenuto colpevole. Pensate che noi ci siamo sempre solo fermati alla prima fase, cioè solo alla richiesta di attivazione da parte di Commissione e Parlamento, una volta la Commissione per la Polonia, una volta il Parlamento per l'Ungheria. Perché? Perché Commissione e Parlamento sono le istituzioni che noi chiamiamo puramente comunitarie, cioè sono le istituzioni che fanno gli interessi dell'Unione Europea. E invece la fase 2 e la fase 3 è rimandata alla decisione del Consiglio e del Consiglio europeo, che sono istituzioni puramente intergovernative, cioè sono istituzioni che vedono sedere al loro interno i rappresentanti a livello ministeriale, cioè i ministri o i rappresentanti o i capi di Stato o i capi di governo dei singoli stati. Quindi sono decisioni che sono rimandate in buona sostanza al compromesso politico e che puntualmente evidentemente falliscono nella loro incoerenza, cioè ovviamente l'Unione si fonda sui valori, ma se ci sono interessi più importanti i valori possono anche essere messi, per così dire, da parte. E quella terza fase, cioè la fase della constatazione dell'esistenza della violazione dei valori fondanti, come vi ho detto, è rimandata all'unanimità. Quindi basta un solo Stato membro, evidentemente al di fuori dello Stato che è oggetto della procedura, ovviamente sarebbe in una situazione di conflitto di interesse, basta solo uno Stato alleato e già questa procedura non si attiva. Voglio anche dirvi che, a dire il vero, sono certo che se si votasse un giorno, ipoteticamente, se arrivasse a votare questa fase, diciamo la Polonia non sarebbe l'unica ad appoggiare l'Ungheria, l'Ungheria non sarebbe l'unica ad appoggiare la Polonia, perché ci sono degli interessi così forti, economici, politici, che vanno al di là poi di queste diciamo stringenti alleanze dovute anche a, diciamo, per così dire, indirizzi politici simili. Ci sono degli interessi forti tra gli stati, di cui ovviamente noi non siamo sempre a conoscenza, e che non porterebbero all'attivazione di questi meccanismi, ma lo abbiamo visto anche in tutte le altre grandi emergenze che l'Unione Europea ha visto in questi anni. Nella pandemia non sempre si è stato subito d'accordo, pur insomma parliamo tutti quanti dell'Unione Europea fondata sulla solidarietà di fatto, eccetera eccetera. All'inizio nessuno aveva minimamente intenzione di aumentare il bilancio dell'Unione Europea e di portare a quello che poi è diventato il PNRR, eccetera eccetera. Lo stesso per quanto accade con la guerra in Russia: anche dall'inizio non si è avuto un fronte comune sull'invio delle armi, sulla sospensione dello SWIFT, eccetera eccetera eccetera. Anche in questa emergenza valoriale è stato e sarebbe lo stesso.
L'Italia, ad esempio, ve lo dico, nel caso del regolamento, della sentenza sul regolamento condizionalità, non è intervenuta la Corte di Giustizia per sostenere la propria posizione rispetto al regolamento. Perché alle volte questi stati non intervengono e possono farlo per dire, diciamo, per dire la propria? Anche per ragioni di natura politica, per non esporsi. Nella sentenza sul regolamento condizionalità hanno presentato proprio osservazioni solo 11 stati su 27, che comunque è un numero elevato, ma non corrisponde a tutti gli stati, perché presentare una posizione che magari favoriva, diciamo, la compatibilità del regolamento voleva dire in qualche modo esporsi rispetto a Polonia e Ungheria. Quindi chiaramente l'Unione Europea vive di queste contraddizioni, vive di questa contraddizione, ho letto un altro commento, ne approfitto, perché è una creatura a metà, evidentemente ha dei poteri tali che ci ricordano uno Stato, perché quale altra organizzazione ha una condivisione valoriale, ha degli strumenti di tutela, almeno in astratto, di questi valori, diciamo, condivisi tra tutti gli Stati? Nessuna, è l'unica organizzazione internazionale che ha una condivisione tale, ha degli strumenti di tutela di questi valori, oltre ad avere tanti altri poteri che incidono sulle nostre vite quotidianamente. L'80% della legislazione italiana è di derivazione europea, ad esempio. E quale altra organizzazione? Nessuna, ma allo stesso tempo non è uno Stato federale e quindi non può imporre standard valoriali unici. Ovviamente trovandoci in questo guado, le contraddizioni, i fenomeni di incoerenza, gli esempi di incoerenza sono purtroppo quotidiani. Quindi chiaramente bisognerebbe o andare molto avanti, non voglio espormi nel senso anche perché effettivamente le tradizioni nazionali, insomma, sono importanti, vanno tutelate e costituiscono anche la ricchezza dell'Unione Europea. Probabilmente però o si va molto avanti o forse si va molto indietro, ma rimanere in questo guado dove alcune politiche sono affidate all'Unione Europea, alcune politiche sono affidate agli Stati e le stesse non riescono bene a coordinarsi, rischia di, insomma, di creare diversi cortocircuiti come è successo, insomma, in questi ultimi anni soprattutto. Grazie mille per la sua risposta molto esauriente, che ha anche dato un quadro generale proprio sui limiti, sulle difficoltà, sul collegamento stretto che c'è naturalmente fra la dimensione giuridica legata all'applicazione di questi sistemi per la tutela dello Stato di diritto e la realpolitik, potremmo dire, dell'Unione Europea, che purtroppo presenta i suoi limiti dovuti a questa integrazione sempre in divenire, ma comunque un'integrazione parziale, e la procedura dell'articolo 7 è proprio lo specchio di questa integrazione parziale, che di fatto, chiedendo l'unanimità per completare l'attivazione della procedura, di fatto crea un potere di veto da parte degli Stati membri interessati e degli Stati che vogliono supportare le loro posizioni. Grazie davvero. Ora io, fra le altre domande, ne farei una al dottor Pagano, che è legata ai temi trattati in entrambe le relazioni, cioè quello legata alle sanzioni economiche eventuali, cioè se le procedure, riferito ad esempio al tema dell'applicazione eventuale del regolamento condizionalità, cioè se si dovesse arrivare a delle misure che si configurano come sanzioni economiche, chiede una delle domande del dottor, una domanda di Carmelo Piparo, chiede: ma se le sanzioni economiche dovessero essere soddisfatte dallo Stato che infrange, è previsto un istituto che serva a evitare che venga comunque reiterata la mancata osservanza dei valori comuni di base relativi allo Stato di diritto? E se così non fosse, non pensa che il valore perda consistenza universale per acquisire invece un semplice valore di merce da quantificare in termini puramente economici? Questa è la domanda, e quindi io la farei al dottor Pagano. Cioè, in effetti c'è un rischio che questo vale per un po' per tutte le procedure dell'Unione Europea, la procedura di infrazione, così come la procedura prevista al regolamento condizionalità, cioè lo Stato potrebbe decidere di uscirne in modo formale, dicendo: sì, vabbè, mi impone una sanzione economica, io pagherò la sanzione economica e non rinnego quanto comunque ho fatto finora. Ecco, come vede lei questa questione? Allora, in primis, professore, se lei ritiene, io disattivo il video se vado a scatti.
quindi chiedo se posso continuare. Sì, sì, può provare a continuare, proviamo anche con il video. Proviamo a continuare. Allora, devo un attimo correggere l'osservatore, che non sono sanzioni economiche. Qui le parole sono importanti, diceva un grande regista e attore. La Corte di Giustizia ha detto che non sono sanzioni. Quindi già il termine sanzioni dà un'accezione negativa a questo meccanismo. Non sono sanzioni, non sono dei castighi nei confronti di questi stati sovranisti in questione, ma nei confronti di qualsiasi stato, perché poi questo meccanismo vale per tutti, sia chiaro. Esiste un problema di rispetto di stato di diritto in una parte d'Europa, ma questo regolamento vale per tutti, sia chiaro. Quindi non sono sanzioni, sono misure, ha detto la Corte di Giustizia, io riporto, la Corte ci ha detto nero su bianco, sono misure poste a tutela del bilancio dell'Unione. Se tu non sei in grado di rispettare questi valori, io non ti riconosco più il diritto di accedere a determinati fondi. Attenzione ad un altro aspetto, perché l'ha detto la Commissione nelle sue linee guida dopo la pronuncia della Corte. Questa procedura, questo meccanismo, costituisce oggi un'estrema ratio. Quindi non è che viene applicato subito in presenza di qualsiasi violazione, ma soltanto quando gli altri meccanismi previsti dalla legislazione europea non fossero sufficienti. Quindi non è un meccanismo che si applica a cuor leggero, ma si applica quando uno Stato membro, sbatto un po' la mano, insiste e persiste e continua. Allora se con le buone una procedura di infrazione, ma anche il regolamento finanziario dell'Unione Europea prevede già un meccanismo di individuazione di ipotetiche violazioni per mezzo delle quali si possono sospendere i fondi, ecco, se questi meccanismi che già esistono non funzionano, si usa questo strumento particolarmente forte. La domanda sempre del nostro osservatore, e cioè non è che il valore di cui lo Stato di diritto poi perde valore perché viene mercificato di fronte a queste misure? È una domanda che capisco. Non la condivido, ma è comprensibile. Il punto è trovare lo strumento giusto per mettere fine ad una deriva, perché purtroppo si può parlare di deriva in certi stati membri. Non sono episodi isolati, sono modus vivendi, sono proprio situazioni, non dico quotidiane, ma quasi. È un giorno la riforma della magistratura, è un giorno la stampa che viene taciuta, è un giorno è questo, è un giorno è quello. Ci troviamo senza neanche rendercene conto in una dittatura, dico per dire. Dunque, questo meccanismo per funzionare deve dimostrare normative europee. Nel momento in cui una situazione diventa particolarmente grave e necessita di un intervento forte, l'Unione Europea deve poter rispondere a queste situazioni, deve avere gli strumenti necessari, perché stare nell'Unione Europea comporta il rispetto di valori condivisi. In una casa comune con valori condivisi si rispettano i valori che valgono per tutti. Quindi, ripeto, la sua osservazione la capisco, però non credo si possa mai arrivare ad una mercificazione dello Stato di diritto. Onestamente non credo. Oltretutto, voglio dire, stiamo navigando in mare aperto. Quello che succede è ancora tutto da vedere, da verificare. Può darsi che nell'arco di un paio di anni vedremo come questo strumento funziona alla grande, lo applaudiremo tutti quanti convintamente e scopriremo che l'Unione Europea ha trovato lo strumento giusto. Vediamo quello che succede. Tutto qui. Grazie. Grazie di questo chiarimento. Dunque, io a questo punto mi avvierei verso la conclusione del webinar. Ci scusiamo con diciamo le domande a cui non riusciremo a rispondere, ma come sempre raccoglieremo le domande dei partecipanti che non hanno potuto avere risposta in diretta, le gireremo e quindi magari ci potrà essere occasione anche di riprenderle poi successivamente. A questo punto, visto che è già un po' tardi rispetto al nostro orario, io direi che possiamo andare verso la conclusione. Prima di lasciare la parola alla dottoressa Salvi per un saluto finale, io ringrazio veramente molto i due relatori che hanno
ben interpretato l'incarico a loro affidato di fornire un po' di chiarezza rispetto a questa tematica piuttosto intricata e piuttosto complicata della violazione dello Stato di diritto, dei rimedi possibili, rimedi giuridici a questa persistente violazione dello Stato di diritto, come è stato messo in evidenza. Siamo di fronte a una sfida sostanzialmente di alcuni paesi nei confronti dell'Unione, dei valori dell'Unione, rispetto al quale l'Unione sta cercando di trovare, come è stato ben chiarito dai due relatori, le contromisure adatte. Abbiamo visto che l'articolo 7 non si è rivelato, per i suoi limiti strutturali, una contromisura adatta. Adesso potrebbe il regolamento di condizionalità essere uno strumento che riesce a invertire un po' la tendenza finora che si è visto rispetto appunto a questa che è stata definita un po' un'impotenza dell'Unione rispetto a queste violazioni. E ringrazio veramente i relatori di aver contribuito a gettare un po' di luce su questa tematica, che per i non addetti ai lavori è veramente ostica, e quindi diciamo proprio per questo l'avevamo scelta come una delle tematiche da trattare nei nostri webinar. Ci sarà senz'altro occasione nelle prossime iniziative di Europe Direct, anche nel futuro, di riparlare di questi temi, e quindi ringrazio i relatori e sicuramente ci sarà occasione di rivederci in qualche futuro. Grazie a lei, professore. Grazie a tutto lo staff. Grazie, grazie davvero, e passo la parola alla dottoressa Salvi per un saluto finale. Grazie, mi unisco ai ringraziamenti del professor Montini, sia ai relatori, ai partecipanti, ma anche a tutto il nostro staff che, come dicevo prima, lavora dietro le quinte. E vi volevo ricordare soltanto l'appuntamento del prossimo giovedì, sarà sul Green Deal europeo, quindi non mancate, anche se sappiamo che anche la prossima settimana segue un ponte delicato, che è quello del 25 aprile, quindi probabilmente potremo avere meno partecipanti, però comunque vi ringraziamo e ci vediamo giovedì prossimo per la prossima lezione d'Europa. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie, arrivederci, professore. Arrivederci.